Lo Sporting Sala Consilina non si ferma nemmeno dopo la fine del campionato. La compagine salese ha vissuto un'annata sportiva fantastica all'insegna di vittorie importantissime come la conquista della Coppa Italia e la promozione in Serie A. I vertici della società, i patron Antonio e Giuseppe Detta, insieme al tecnico Fabio Oliva, sono al lavoro per definire la rosa giallo-verde. Dopo i saluti alla squadra salese del centrale Luca Sbocca, lo Sporting Sala Consilina chiude l'accordo con il pivot Enrico Fetta, quest'anno in Serie B Venafro. Il calcettista originario del Casertano, infatti, è ormai prossimo al salto di categoria. Lo Sporting Sala Consilina è carico e ha tutte le intenzioni di fare bene nella sua prima apparizione in Serie A. Il club campano, infatti, è uno dei più scatenati sul futsalmercato. L'ultima idea, dunque, sarebbe proprio quella che porta ad Enrico Fetta, classe 1999, che nella stagione appena conclusa ha realizzato ben 36 reti nel campionato di Serie B. Un calcettista di ottima prospettiva per il tecnico Oliva, con un biglietto da visita da non sottovalutare per presentarsi alla corte di un bomber quale Leonardo Brunelli, con cui condividerà il ruolo di pivot. La società sta impiegando tempo ed energie per rafforzare il roster giallo-verde, credendo in un progetto tanto ambizioso quanto importante, con l'obiettivo di continuare a far sognare i tifosi dello Sporting Sala Consilina e tutto il Vallo di Diano, che sta vivendo una pagina sportiva senza precedenti.